Cittadini crotonesi, noi per la seconda volta, noi donne del movimento, abbiamo pensato di aprire questa serata. Noi siamo delle donne di Crotone, normali, lavoriamo, siamo mamme, abbiamo delle famiglie, abbiamo delle vite come voi e abbiamo deciso di occuparci della nostra città, ma soprattutto della nostra regione. E questa sera, per questo, io presento le mie amiche del movimento che vorrebbero dirvi qualcosa. Lascio allora la parola. Buonasera e grazie. Non so perché hanno dato la parola a me. Io sono la più vecchia, in effetti, sì. Dico così perché io mi ero preparata un argomento particolare e che riguarda questa città come esempio del malgoverno e della malegestione che abbiamo in Calabria. E in particolare volevo suscitare la vostra attenzione su quella parte della città di Crotone che è la più bella ed è quella che, di cui tutti noi dovremmo essere orgogliosi, che è la parte storica, il centro storico e il suo castello. In particolare parlo di questo perché sono quasi 15 anni che le amministrazioni comunali che si sono succedute non hanno fatto altro che buttare tante risorse economiche formalmente per riqualificare il centro storico e adesso da ultimo per riqualificare anche il castello. Ma ahimè, tanti anni sono passati e il centro storico non ha assolutamente avuto nessun riscatto da nessun punto di vista. È visibile da tutti, è sempre più abbandonato, ma purtroppo è anche sempre più degradato, perché i lavori di riqualificazione che hanno fatto e che stanno ancora facendo sono soltanto lavori di facciata che hanno distrutto quello che c'era di storico, per esempio nelle strade, perché poi i lavori in pratica si sono concentrati nel rifacimento dei vicoli e delle strade del centro storico, non di tutte. Però cosa hanno fatto? Hanno tolto sì lo strato di cemento che c'era, ma hanno tolto ahimè anche il selciato antico che c'era sotto. Non hanno visitato i sottoservizi, cioè se i tubi dell'acqua erano rotti o se ancora le fogne e avevano qualche problema, e hanno ricoperto per non avere problemi con la sovrintendenza, perché sappiamo che il nostro centro storico è stato abitato dall'uomo fin dalle origini. È per questo che abbiamo uno scrigno nel centro storico di Crotone, ma non lo sappiamo. E mi rifaccio a quello che il nostro candidato a presidente del Movimento 5 Stelle calabrese, Cono Cantelmi, dice: che la Calabria ha la dispensa piena, ma siamo tutti morti di fame. E per accennarvi al castello, vi volevo dire che ho scoperto che ancora molti di voi non lo sanno, è in previsione un progetto che prevede il trasferimento del Museo Archeologico Nazionale all'interno di una parte del castello, dalla cortina diciamo sud. E questo progetto prevede la realizzazione di 7 alberi d'acciaio che svetteranno sopra le mura del castello. Quindi un progetto assurdo che non riusciamo a capirne la portata, il significato, ma poi quello che dovremmo chiederci è: ai cittadini è stato chiesto che cosa ne pensiamo del nostro castello? La popolazione si sente coinvolta in questi monumenti importanti che si hanno, ma che forse trascuriamo, è troppo l'abitudine, li vediamo lì e pensiamo che stiano lì per sempre e non notiamo che invece purtroppo sono diventati da molti anni oggetto di speculazioni, di progetti
che mirano soltanto a realizzare denaro per le progettazioni, poi i lavori se si fanno, se si concludono, si concludono, se no è la stessa cosa. Però io vorrei dare questo segno di speranza, nel senso che io ho cominciato anch'io a militare, ad essere un attivista del Movimento 5 Stelle, perché penso che la politica deve assolutamente cambiare e ritornare a una democrazia vera, una democrazia di base, di fondo. E come Movimento 5 Stelle ci batteremo perché la nostra città sia di nuovo piena di cose belle, di energia. Ecco, dobbiamo darci questa energia che sembra sopita. Io adesso lascio la parola agli altri perché tenerla lunga non va bene. Arrivederci.